Eccoci in diretta con i nostri approfondimenti relativi alla settimana monotematica delle fonti TV. Come potete vedere anche dal nostro sito lefonti.tv, siamo partiti il lunedì con la Tax TV Week Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale, le settimane dedicate proprio alla ripartenza sotto più aspetti per cercare di dare indicazioni precise dopo il periodo di lockdown e dopo il periodo in cui tutti siamo stati ovviamente penalizzati nelle nostre attività a causa dell'emergenza coronavirus. E allora lo scopo è proprio capire quanto le limitazioni alle attività imprenditoriali introdotti dai provvedimenti assunti dai governi proprio per il coronavirus hanno avuto effetti dirompenti sull'economia mondiale. Quindi questi 2 mesi della lockdown economy hanno provocato, questo lo diciamo sempre, una sorta di shock epocale con indicatori macroeconomici abbastanza contrastanti, ma soprattutto previsioni future che non lasciano ben sperare, che sono naturalmente fosche, anche perché, e poi iniziamo a entrare nell'argomento di oggi, è ancora tutto abbastanza provvisorio. Nel mondo il coronavirus non si è ancora fermato, ma soprattutto non sappiamo che cosa accadrà in autunno, quando invece dobbiamo cominciare davvero a parlare di ripartenza. Oggi in questo approfondimento parleremo di trasparenza fiscale in ambito europeo. Lo dicevamo poco fa, uno dei principali obiettivi dell'Unione è quello di contrastare la frode e l'evasione fiscale, naturalmente la pianificazione fiscale aggressiva. Per farlo, negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di atti legislativi e noi ci concentreremo sull'ultimo in ordine temporale, la direttiva 28 maggio 2018, che avrebbe dovuto avere piena attuazione proprio in questi giorni, nello specifico il 1° luglio. Chiaramente con tutto il periodo del lockdown e insomma, emergenza coronavirus, molti termini sono stati rinviati, dando anche però la possibilità di adeguarsi principalmente in modo più preciso e di comprendere in modo preciso anche i cambiamenti a cui stiamo andando incontro. Io saluto subito il professore Guglielmo Maisto, fondatore dello studio tributario Maisto Associati, che ne parlerà con me. Cercheremo insomma di entrare nel dettaglio di questa materia. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie, grazie. Io ovviamente avrò bisogno del suo aiuto anche per spiegare ai nostri telespettatori che cosa significa tutto questo e a cosa stiamo andando incontro. E io partirei proprio da capire la direttiva, comprendere al meglio la direttiva 28 maggio 2018, che riguarda scambio di informazioni nel settore fiscale relativo ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. In che cosa consiste esattamente, così la spieghiamo proprio in breve. Sì, innanzitutto la direttiva di cui parliamo viene poi comunemente denominata DAC 6. Questo lo dico giusto per chi poi dovesse incrociare questa espressione in altre occasioni. DAC 6, e cioè la direttiva sulla cooperazione amministrativa del 2011, alla quale hanno fatto seguito altre direttive, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 6. Questa direttiva si innesta nel contesto dell'appunto collaborazione tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri e riguarda obblighi di comunicazione alle amministrazioni finanziarie degli Stati membri di operazioni societarie e non societarie che comportano dei vantaggi tributari. Non tutte, come vedremo, le operazioni che comportano dei vantaggi tributari sono soggette a obbligo di comunicazione, sono solo operazioni che hanno determinate caratteristiche. Non è una sorpresa la circostanza che nel 2018 questa direttiva sia stata introdotta, perché prosegue un percorso di trasparenza nel settore fiscale che è iniziato con i lavori dell'OCSE e poi dell'Unione Europea, e per l'Unione Europea riprenderei il tema della DAC 1, quella direttiva di carattere generale del 2011. Poi ha fatto seguito una direttiva sullo scambio di informazioni automatico tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri, se ne è parlato tanto, e quindi tutte le informazioni dei singoli contribuenti su attività o redditi cross border vengono a essere scambiati in automatico tra gli Stati membri. Poi hanno fatto seguito altre direttive, una sulle informazioni riguardanti i gruppi di impresa che operano a livello transnazionale, poi ancora lo scambio di informazioni tra le amministrazioni
su provvedimenti fiscali agevolativi, sui ruling internazionali, una direttiva ancora sull'accesso a informazioni relative al settore dell'antiriciclaggio e adesso con la direttiva del 2018 questo importante obbligo di segnalazione, che è un obbligo di segnalazione che incombe non solo sul contribuente, ma addirittura prima sull'intermediario, come può essere ad esempio un'istituzione creditizia, poi al consulente e poi anche all'impresa. Quindi Sì. problemi in più da considerare, da risolvere, da interpretare. Assolutamente. Quindi, professore, si applica a tutte le operazioni che hanno effetti fiscali favorevoli o dobbiamo stabilire comunque dei perimetri? Ma le operazioni non sono tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti, né tutte le operazioni che comportano dei vantaggi tributari. Innanzitutto le operazioni incise, il perimetro riguarda le operazioni transfrontaliere, e cioè che interessano, che hanno effetti su più di uno Stato membro. Faccio un esempio: se un'operazione societaria, supponiamo di fusione tra due società residenti in Italia, comporta dei vantaggi tributari, questa operazione non è soggetta ad un obbligo di notifica, indipendentemente dalla circostanza che possa far conseguire dei vantaggi fiscali, proprio in quanto non ha questo carattere transfrontaliero. Secondariamente, non tutte le operazioni che presentano dei vantaggi sono incise e comportano l'obbligo di comunicazione, vengono fatte distingue, magari avremo la possibilità di parlarne tra qualche istante. Mi riferisco in modo particolare alla circostanza che questi vantaggi devono anche soddisfare determinate condizioni, e cioè sintomi di sospetto sulla natura aggressiva o meno dell'operazione che è stata posta in essere. Il perimetro poi si compendia anche di un perimetro che riguarda i tributi, perché la direttiva comporta un obbligo di comunicazione che si applica in genere a tutti i tributi, ma ne sono esclusi i dazi doganali, ne Sì. sono esclusa l'imposta sul valore aggiunto e sono esclusi i contributi sociali. Perché? Perché ci sono già degli altri presidi per queste tre forme di prelievo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. È chiarissimo, professore. Sì, poi infatti tra poco andremo anche a vedere cosa cambia nei rapporti tra consulenti e aziende, che è la cosa più operativa. Però le chiedo ancora una cosa: quali sono le tipologie, stando a quello che lei ci ha raccontato fino adesso, le tipologie di operazioni che rientrano nell'obbligo di notifica? Parliamo proprio di Ma operazioni. esistono dei cosiddetti hallmarks, e cioè caratteri distintivi delle operazioni che sono suddivise sostanzialmente per aree. Alcuni caratteri distintivi di carattere generale, ad esempio, riguardano operazioni che presentano una di queste tre caratteristiche. La prima, l'elemento della riservatezza, e cioè viene individuata come operazione soggetta a segnalazione quell'operazione nella quale le parti si impegnano a non comunicare il contenuto dell'operazione alle amministrazioni finanziarie, cioè a tenere riservata nei confronti dell'erario l'informativa riguardante l'operazione che è stata posta in essere. Evidentemente questa circostanza viene vista come un elemento di sospetto, come un elemento indiziario che quindi comporta un obbligo di comunicazione. Una seconda fattispecie riguarda quelle operazioni per le quali è stato pattuito tra il contribuente e l'intermediario o tra il contribuente e il consulente un compenso che è parametrato al vantaggio fiscale conseguito. Anche questo è un sintomo evidentemente di una operazione fiscale aggressiva. Va tenuto presente che questa fattispecie non deve essere confusa con l'ipotesi in cui il consulente consegue un compenso che è parametrato al risultato ottenuto, ad esempio in un giudizio o in relazione a provvedimenti dell'autorità pubblica. Quindi
Quindi diciamo, bisogna fare il distinguo, ma la circostanza che il compenso sia parametrato al risultato fiscale ottenuto è un elemento indiziario che l'operazione che si sta per mettere in atto è un'operazione che ha un certo livello di aggressività. La terza fattispecie riguarda operazioni cosiddette standardizzate, in cui il consulente o l'intermediario propongono non ad un singolo contribuente, ma a una pluralità di contribuenti schemi, operazioni che hanno risultati fiscali vantaggiosi. E quindi nuovamente questa caratteristica della standardizzazione, dell'offerta standardizzata di operazioni con vantaggi fiscali, genera il sintomo, l'indizio dell'esistenza di un'operazione aggressiva e nuovamente soggetta a comunicazione. È abbastanza ampia la serie delle operazioni che sono individuate dalla direttiva e addirittura toccano anche operazioni societarie che a prima vista sembrerebbero dover essere escluse. Faccio un esempio in materia di transfer price, e cioè di determinazione del valore normale delle operazioni poste in essere tra società appartenenti allo stesso gruppo, sussiste un obbligo di comunicazione quando l'operazione è in uno dei due paesi o dei più paesi coinvolti dall'operazione. Può beneficiare di un regime di riconoscimento del valore normale, cosiddetto safe harbor, che prescinde da una valutazione di caso in caso. Quindi è una tematica ricca, diciamo, di spunti interpretativi e le fattispecie da segnalare sono abbastanza numerose. Esatto, ecco, spunti interpretativi, questa è una cosa assolutamente importante da segnalare effettivamente. Lei ce l'ha spiegato molto bene, professore, e in questo modo io arriverei proprio nel concreto, lo accennavo poco fa. È interessante, dopo aver compreso insomma il perimetro, le finalità della direttiva, andare a capire che cosa cambia nel concreto, quindi come cambia il rapporto tra consulente e aziende, no? Pensiamo ad esempio a avvocati o dottori commercialisti, cioè che cosa cambia in concreto? È possibile dirlo, professore? Sì, è possibile dirlo. Si prosegue nell'aggravio per intermediari, per avvocati, per dottori commercialisti, di oneri amministrativi imposti dalle norme. Pensiamo agli obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio, ai registri e agli obblighi di comunicazione in materia di insider trading, in materia di operazioni riservate per i mercati finanziari e anche per dottori commercialisti e avvocati, ma anche per gli intermediari, si pone lo stesso problema perché ci sarà un nuovo obbligo di segnalazione e quindi ci sarà l'impegno da parte di tutti i professionisti di dover valutare se le singole operazioni delle quali sono coinvolti può comportare o meno un obbligo di segnalazione. Vi sono alcune circostanze in cui il professionista è esonerato dall'obbligo di segnalazione. Lo schema di decreto attuativo italiano prevede ad oggi prevede due fattispecie. La prima è quella in cui il professionista, a seguito del suo coinvolgimento nell'operazione, possa avere delle conseguenze di carattere penale. In questo caso, proprio in considerazione del diritto di difesa, il professionista è esonerato dall'obbligo di segnalazione se l'operazione può comportare per lui una responsabilità di carattere penale. La seconda fattispecie riguarda il segreto professionale. La direttiva fa un riferimento generico a un esonero dall'obbligo di comunicazione nell'ipotesi in cui il professionista, il consulente, possa invocare il segreto professionale. Poi ciascuno Stato membro deve circostanziare e definire meglio il perimetro di questo esonero. Per l'Italia l'esonero sembrerebbe essere molto contenuto, e cioè limitato all'attività svolta dal professionista nella fase, per così dire, iniziale del rapporto professionale con riferimento all'attività di consulenza, e cioè il cosiddetto esame della posizione giuridica del cliente. È un'espressione che
avvocati, dottori commercialisti conoscono perché è la stessa espressione utilizzata dalla normativa antiriciclaggio con riferimento agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. E quindi un perimetro molto limitato. Cosa vuol dire esame della posizione giuridica del cliente? Per dare una esemplificazione concreta, è l'ipotesi in cui un cliente contatta il professionista per un'operazione che intende fare o per una riorganizzazione del proprio patrimonio personale o aziendale. Il professionista, in una prima fase, esamina astrattamente il problema giuridico tributario che coinvolta dall'operazione che vuole essere fatta, ipotizziamo il contribuente intende fondere due società non residenti e poi trasferirle ad una terza società. Il professionista esamina, senza aver, diciamo, essere sceso in un dettaglio di redazione di atti o di elaborazione di documenti societari, esamina il tema giuridico relativo al regime tributario applicabile e lì si ferma. In molti paesi, in materia antiriciclaggio, l'esame della posizione giuridica del cliente si esaurisce alla prima riunione addirittura, cioè come dire, solo in una fase iniziale, quando poi invece incomincio a entrare nell'attività proprio concreta di esecuzione dell'operazione, di monitoraggio dell'esecuzione dell'operazione, scatta a questo punto l'obbligo di segnalazione. Quindi il confine è abbastanza limitato. Esatto, in tutto questo discorso, professore, credo che occorra anche stabilire, come dire, i ruoli, cioè chi deve fare cosa, no? Non so, mi verrebbe da chiederle per l'impresa che ha fatto l'operazione che cosa succede, cioè deve segnalare anche lei e se sì, chi lo deve fare all'interno dell'azienda, cioè che ruolo sostanzialmente, deve prendersi questo compito? Ma dunque, innanzitutto preciserei che l'obbligo di segnalazione incombe in primo luogo all'intermediario, poi al consulente e poi al contribuente. Se il contribuente è organizzato in forma societaria, deve, perché l'obbligo riguarda la società, deve stabilire delle procedure, deve stabilire delle procedure di presidio di questo particolare obbligo imposto dalla DAC 6. In primo luogo, e già lo stiamo riscontrando, direi, in questi ultimi mesi il contribuente chiede sia all'intermediario sia al consulente se intende procedere alla segnalazione dell'operazione. Questo, diciamo, per una forma evidentemente di coordinamento. In secondo luogo, se il contribuente deve, diciamo, segnalare, deve stabilire dei presidi e delle procedure per prevedere chi all'interno dell'azienda deve procedere alla segnalazione, deve presidiare l'adempimento che riguarda la segnalazione. Nei gruppi più strutturati, questo generalmente viene individuata questa funzione nel responsabile della compliance, d'intesa con le funzioni del tax e delle funzioni del legal. Per gruppi o società le quali non hanno una funzione compliance specifica, probabilmente questa è una responsabilità che, a seconda della tipologia di attività o della struttura interna di governance, dovrebbe essere affidata al responsabile affari fiscali, d'intesa con il responsabile affari legali o il CFO della società. Quindi richiede il tutto una adeguata strutturazione delle funzioni interne per una corretta applicazione della normativa. Certo, professore. Allora, Tenendo sì, prego, prego. presente che la normativa entrerà, il decreto attuativo ancora non è stato pubblicato, non è stata ancora quindi data una formale attuazione, ma la direttiva è applicabile a partire dal 2018. Quindi sostanzialmente ci sarà poi un obbligo di tracciare retroattivamente le operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto attuativo. Questo che cosa vuol dire? Che già adesso le imprese si devono attrezzare e organizzare per tenere traccia di quelle operazioni che
che saranno soggette a un obbligo di segnalazione. Ok, quindi le nuove norme saranno retroattive sostanzialmente, anche se il decreto attuativo non è ancora entrato in vigore. Esatto. Retroattiva il 21 giugno del 25 giugno del 2018. Ci saranno poi forme semplificate di comunicazioni quasi a gruppo delle operazioni da segnalare relative al periodo precedente, però quello che terrei a sottolineare è che, diversamente da quanto avviene per altri provvedimenti, per cui entrato in vigore il provvedimento, io incomincio a applicare il provvedimento per operazioni successive all'entrata in vigore del provvedimento, in questo caso ho un obbligo anche di segnalazione di operazioni che sono anteriori all'entrata in vigore del provvedimento. Quindi il segnale è, il messaggio è attrezziamoci subito, e forse già siamo un po' in ritardo per poter poi concentrare, diciamo, i nostri sforzi solo sulle attività future, perché abbiamo già presidiato quelle precedenti. Infatti, professore, lei mi ha anticipato in modo assolutamente precisissimo perché io le stavo proprio per chiedere cosa conveniva fare alla luce delle nuove regole, ma l'abbiamo già detto, quindi informarsi, le parole chiave sono un po' queste e visto che le norme sono retroattive, in qualche modo tenere traccia di quello che è già stato fatto per poi ovviamente segnalarle, no? Quindi bisogna, diciamo che la cosa principale da fare in questo momento, professore, è informarsi immediatamente, proprio per questo motivo, conferma? Sì, informarsi immediatamente e tenere traccia di esaminare tutte le operazioni effettuate a partire dal 2018, dalla data diciamo rilevante del 2018, mapparle, stabilire se sono soggetto o meno a segnalazione, attendere il provvedimento attuativo, esaminare il provvedimento attuativo e poi tirare le somme, procedere alle comunicazioni relative alle operazioni pregresse e monitorare con le funzioni che ho menzionato, le attività, o terziarizzando eventualmente diciamo, la funzione, cioè avvalendosi anche diciamo, di strutture esterne, per poter monitorare la corretta applicazione della direttiva. Ecco, professore, io ho un'ultima domanda, ma credo che sia anche la più importante, no, non che è stato tutto importante, però è una cosa che sta a cuore a molti, cioè ci sono sanzioni per la violazione dell'obbligo di segnalazione, perché poi bisogna capire anche cosa potrebbe succedere se non si fa tutto questo. Le sanzioni sono rimesse, la direttiva rimette la determinazione delle sanzioni agli Stati membri. Naturalmente vi sono dei limiti che sono imposti dai principi del diritto dell'Unione Europea, e cioè che la sanzione deve essere proporzionale alla violazione che è stata commessa. Per adesso gli Stati membri che l'hanno attuata hanno assunto delle posizioni tra di loro variegate. Alcuni paesi hanno previsto sanzioni amministrative minimali, altri delle sanzioni amministrative per l'operazione che non è stata segnalata, anche importanti. Faccio un esempio, la Spagna, se ricordo bene, più altri 2 o 3 paesi dell'Unione Europea prevedono sanzioni fino a 1 milione di euro. Per l'Italia è probabile che le sanzioni siano previste in misura non eccessivamente onerosa, però questo potrebbe far pensare a una direttiva la cui attuazione può essere, per così dire, trascurata. Non è così per 2 motivi, io credo. Il primo perché su altri versanti io credo che si potrà tenere conto della violazione o dell'osservanza di questa obbligo di comunicazione. Se ad esempio il contribuente viola delle norme tributarie a seguito delle operazioni poste in essere, oppure anche con riferimento ad altre operazioni che non erano soggette all'obbligo di segnalazione, evidentemente l'amministrazione può tenere conto della indole del contribuente, del comportamento generale del contribuente e quindi andare a vedere se ha osservato correttamente le disposizioni della direttiva, e se la risposta è no, evidentemente può, nell'ambito della propria discrezionalità prevista dalla normativa in materia di sanzioni, prevedere, diciamo, una modulazione delle sanzioni relativa ad altre violazioni che tengono conto del comportamento complessivo del contribuente. Credo che, peraltro,
A questa direttiva potranno far seguito altre normative che potranno in un qualche modo valorizzare ulteriormente l'adempimento o l'inadempimento di questa direttiva. Ottimo, ottimo. D'accordo, professore. Allora, credo che le cose fondamentali siano state dette. Io, insieme a lei, perché poi lei ci ha spiegato tutti gli step, invito chi deve prendere confidenza con tutto questo di farlo al più presto, proprio per le motivazioni che abbiamo detto. C'è ancora qualcosa che in battuta finale si sente di dire, come dire, un appello generale per l'importanza della materia. Poi magari l'affronteremo anche in altre puntate se lei ha piacere a tornare ospite nostro. Insomma, a me piacerebbe perché sono questioni che vale la pena sottolineare sempre e su cui bisogna concentrarsi. Un appello finale, professore. Ma l'appello finale va ai intermediari e consulenti da una parte e contribuenti dall'altra, cioè i soggetti che sono interessati dall'obbligo di segnalazione, e cioè quella di stabilire procedure interne, ad esempio agli studi legali, agli studi associati di dottori commercialisti, un presidio interno e quindi a considerare con attenzione queste disposizioni. È un'esigenza anche dei clienti quella di sapere se le operazioni sulle quali stanno lavorando con i loro consulenti sono soggette a segnalazione. Quindi non deve essere considerato, diciamo, un onere, per così dire, odioso, ma deve essere considerato parte integrante della nostra attività di professionisti. Per le Ok. società è importante dare delle regole chiare sulle linee di reporting che devono essere seguite per procedere poi alle segnalazioni. Dotare anche i soggetti obbligati ad avere una indipendenza e una certa autonomia nell'effettuare queste valutazioni proprio per presidiare una funzione che è di interesse anche per gli stakeholders, quindi non solo per la società, ma per gli azionisti, tutte le parti che in un qualche modo interagiscono con la società. È un valore che le società non possono trascurare, perché sicuramente queste attenzioni creano valore all'interno delle società. Ottimo, allora io la ringrazio moltissimo, professor Guglielmo Maisto, studio tributario Maisto Associati. Come detto, insomma, l'aspettiamo ancora per approfondire magari ulteriori tematiche. Quindi grazie mille per i suoi consigli e le sue spiegazioni. Buona giornata. Buona Grazie a voi, buona giornata anche a voi. giornata. Allora, questa è la nostra Tax TV Week Restart Economy, settimana tematica delle fonti TV, naturalmente con tutti gli approfondimenti del caso, e naturalmente noi ci separiamo per una pausa e torniamo sui mercati. A tra poco.